No, poi la chiamo io, eh. Via. Hey, hi, hi. How are you, Juan? Stack? Stack. Stack. Due battute in americano. Allora. I want to find you, say you know that Ellie is in the wall, hands here, the wall again, to want to find and see the low ladies in and the pen, use all the way to get yourself in the pen, use all the way to see the, and when a paw, use all the way to get high, you what I want to just, you know, who is this, who's speaking, Obama, what's, Obama Luba, yes, I want to get on, yes, the guest, Maloney. Damn. Yes, I want you to walk and it's too little and you know, still see your wall, is you low? It's a way, one big in mezzo alle matite, yes, way, too big, way, non sapevano più che mettere, hanno messo le penne personali di tutto lo staff di Sky. Yes, you wall again, one moment, os, eh? Which? Cos? Voglio cambiare il pacco? Cazzo! sorry. Signori, a Letterman, l'Italia a Letterman, questa sera il ministro Giorgia Meloni. Buonasera. Sì, vabbè. Ho capito. Posso, vado. Yes. Grazie. Ah, it's for you. Questo coso balla. No, sì, siamo in uno spettacolo. Sì. Tranquilla, suc. Che? Suc. Diciamo è tutto. Vuota? Sì, no, lo deve dire. È Meloni. Faccia come politici, faccia finta di... Yes. È troppo così, troppo naturale, troppo... C'è suc, dica, oh, suc. Oh, yeah. I love suc. Beh, no, questo magari... magari... Ma allora siete voi che volete fare i doppi sensi, non sono io. Per me, io non so l'inglese, per me suc significa juice. Ah, suc di frutta. Esattamente, perché che aveva pensato? Non lo so. Ma come non lo sa? Non lo so. Vedi, a praticare con Brunetta che succede? Vedi? Allora, Wikipedia Meloni. Eccola lì. 1977 nasce alla Garbatella Giorgia Meloni, il giorno dopo diventa il presidente del Movimento Azione. Il giorno dopo? Sì, sì, diventa presidente del Movimento Azione Pannolino e coordinatrice di Alleanza Omogeneizzata al Plasmon, pensate. Nel 92 fonda il coordinamento studentesco Gli Antenati, che contesta l'allora ministro Iervolino. La Iervolino dichiara: con i contestatori bisogna fare la voce grossa. Vabbè, nel 93 Nanni Moretti gira alcune scene del film Caro Diario andando in Vespa fra le vie della Garbatella. Giorgia Meloni prova a investirlo con una Fiat Balilla e dichiara: ho ragione io, vengo da destra. 2009, nel suo discorso al congresso per la nascita del Popolo delle Libertà, annuncia l'alleanza con il produttore Rovagnati, con la lista Prosciutto e Meloni. Allora, ministro Meloni, la parte difficile viene adesso. Qui c'ho una, si dice in inglese, a caterba of questions. Una caterba di domande, ministro Meloni. Una caterba. Allora, questa non gliela faccio perché veramente... Sì. Allora, è vero che lei a 3 anni ha dato fuoco alla sua... Ma come che palle, signora? No, a Letterman. Detto, no, a Letterman dice che palle. A Letterman. Semmai which ball, devi dire. Lei a 3 anni ha dato fuoco alla sua casa. È nato lì l'amore per la fiamma? Forse sì. Ah, ehi! Lo stacco lo dice Letterman. Sono io che dico stack. Al limite è l'ospite, se gli va, vuole uno stacco? Uno stacchetto? Sì, stacchiamo. Stop! Quando Berlusconi la chiama la piccola, è autobiografico? È ottimista. Beh, vedi che è brava la Meloni, vedi che risponde a tono. Stop! Sua dichiarazione vera che abbiamo controllato dice, virgolettato, dico molte parolacce, ma mi so controllare. Ci fa una hit-parade di 3 parolacce controllata però delle sue parole, cioè lei me le fa capire. Al terzo posto cosa dice?
Tipo, me le fa capire a me e io le rivolgo. Ma come tipo, va, faccio capire? Al terzo cosa dice? Al terzo, ma va, quello? Va, va, fa, vabbè, quello. Al secondo, ma non me. Al secondo che dice? Cosa gli piace di dire? Cosa gli piace di dire? Ministro Meloni, quella cosa dei meloni? Non mi rompa i meloni. Quella dei meloni. Non mi rompa i meloni. Ah, beh. Quella dice. No. E al numero uno invece cosa dice? Non so quanto. Limor. Malimor. Quella lì, malimor. Va bene, va bene, va bene. Era l'immortacci tua, lo so. Questo. Va bene, va bene. Allora, lei ha dichiarato che le piace leggere. A Veltroni piace la letteratura americana. A lei piace la russa? Mi risponda. È pessima. Cosa? La russa. No, la non la leggo, la russa. Non, la non lo regge la russa? No. Non lo regge proprio? Non regge. Ah, non legge. Non si permetterei mai di dire al ministro della difesa non reggo la russa, anche perché quando torna in Parlamento domani. Che cosa hai detto a Fiorello? Che non mi regge. Adesso ti passo sopra con un cingolato. Stop! Ha detto stop. Ultima, e questa è parte da una sua affermazione. Lei ha affermato che non si è fatta mai una canna e che vive a casa con 300 angeli. È proprio sicura, sicura che non se l'è mai fatta sta canna, perché 300 angeli mi sembrano leggermente esagerati. Cioè, per vedere 300 angeli neanche il fumo, ci vuole la Maria, quella proprio... Quella di Bob Marley ci vuole, il cannone quello quanto sto microfono, uno fa e vede 300, no, a parte gli scherzi, è vera la cosa dei 300 angeli? Sì, vabbè, ma perché colleziono statuette. Ah, io pensavo che lei vedesse gli angeli veri, allora, signori, il ministro Meloni, complimenti per la simpatia, Meloni, grazie, no, venga, 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 venga. La bacio, è un bocca al lupo per tutto, compagna al posto, compagna al posto. L'accompagna il ministro Meloni, molto simpatico. Ministro Meloni. Come si dice quando una donna dice proprio. Complimenti. Come vanno le cose? Tutto bene? Siete contenti? Siete senza opposizione, state da soli. Capite? Come la pubblicità ti piace vincere facile, eh? Vai! Gli avevo detto alle mani questa. Va bene, complimenti ancora, grazie ministro Giorgia Meloni. E ancora il Fiorello Show, fatemi sentire. We caught on a trap. I can walk out. Because I love you too. We can go on together with suspicion.